Volley Soverato, pallavolo CBL Costa Volpino 3-1, 28-26, 21-25, 25-12, 25-18. Approfittiamo la cortesia di coach Luciano Cominetti. Coach, una bella partita. Costa Volpino non ha demeritato, Soverato voleva vincere. Gli arbitri come sono stati? No, allora sull'arbitraggio non conta nulla, perché quando una squadra sa fare il suo, non bisogna assolutamente prendere la scusante arbitri. Quando si butta via un 6 già vinto e poi ci si fa recuperare 8 punti nel secondo set, lo vinciamo, andiamo sull'uno pari, è tutto dire quello che noi siamo riusciti ad esprimere oggi. Purtroppo eravamo senza i tre attaccanti, sia l'opposto che le due bande, comunque sì, hanno fatto fatica, anche lasciandole a muro uno non sono riuscite. Soverato ha avuto in più che cosa? Ha avuto in più ragione, perché quando una squadra difende vuol dire che è attenta e che ha voglia di fare qualcosa in campo. Noi oggi non abbiamo difeso. Se facciamo il calcolo che l'opposto di Soverato oggi ha fatto più pallonetti che palle in attacco e noi le abbiamo fatte cadere tutte, è tutto dire. Poi nel farle gli auguri di Pasqua, diciamo, avete dei tifosi meravigliosi, erano presenti qui a 2000 e passa chilometri di distanza. La nostra vallata risponde sempre molto bene anche in casa, nonostante abbiamo fatto un'annata comunque sia da dimenticare. E poi alcuni hanno anche la pazzia, fra virgolette, di venire a seguirci, capito, con tanti chilometri da fare. E allora a voi al Soverato possiamo dire a presto. Ma a presto vedremo. Purtroppo oggi siamo in una situazione dove entrambe siamo in B. In B sicuramente non ci incontreremo, se saremo in A vorrà dire che è più la fortuna che ci ha riportato in A, non il merito. E noi aspettavamo il momento in cui non solo facesse punti ma entrasse in campo con gli occhi della tigre Chiara Coccoli, che rappresenta un po' la voglia del Soverato di fare sempre, fare bene, però quest'anno non sempre ci siamo riusciti. È un peccato per tutti, non è stata un'annata perfetta, diciamo, però c'è sempre la speranza, c'è sempre la voglia e la grinta di mettere la palla giù e fare punti. Purtroppo quest'anno non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, però c'è sempre la forza e la determinazione per arrivare alla vittoria. E per chi vi ha seguito per tutto l'anno, tutti si sono accorti del grande gruppo che avete creato. Tanta voglia, tanto coraggio, solo complimenti. Sì, sì, diciamo che durante gli allenamenti non cade mai una palla, c'è sempre la voglia di fare, la voglia di migliorare in campo e fuori come gruppo. Quindi io sono contenta di questa stagione, anche se è andata non come volevamo. Non vi nascondo che sono un po' triste ed emozionato, perché l'ultima intervista al Palascoppa di una persona per bene, di un coach veramente professionalmente di alto livello, coach Guidetti. Abbiamo vinto finalmente, ottava vittoria. Il Soverato, se va in B1, ci va a testa alta. Sì, decisamente sì. Intanto molte grazie, troppo gentile. È molto importante aver onorato gli ultimi incontri. Noi veniamo da due tie break, quello di Olbia, quello di Offanengo, e oggi abbiamo portato a casa 3 punti. Ci servono perché più ci avviciniamo alla zona salvezza, più è possibile avere un ripescaggio, che sarebbe giustissimo per quello che è il discorso di Soverato. Purtroppo l'annata è stata costellata da svariate problematiche, difficoltà, sfortune. Io comunque sia ribadisco che mi sono trovato molto bene a Soverato, mi sono trovato molto bene con la squadra, mi sono trovato meravigliosamente bene con i tifosi e con la popolazione tutta. Con la dirigenza non ho mai avuto un problema o uno screzio. Per me è un anno positivissimo dal punto di vista professionale, allenatoriale e umano. Purtroppo il risultato mi terrà sveglio tutta estate. E coach, uno degli ultimi punti l'ha fatto Gaia Tolotti, la perla dello Ionio. Sì, sì, sono contentissimo. Mi dispiace che non abbia avuto la possibilità di attaccare, perché è molto molto migliorata soprattutto nel gioco dietro, ma avremo magari occasione la prossima partita. Non solo auguri di buona Pasqua, ma anche tanti complimenti a Francesca Dell'Orto e alla CBL Costa Volpino. Capitano, avete fatto il massimo o potevate dare di più? Ma quest'anno diciamo che il massimo non è mai arrivato, purtroppo. Non sempre, anzi quasi mai siamo andati a 100, abbiamo avuto tanti bassi e qualche alto. Dopo la prestazione di settimana scorsa contro Millennium speravamo di giocare diversamente, ma purtroppo anche oggi abbiamo giocato male, sbagliando tanto. Comunque la sua prestazione è stata veramente importante. Un messaggio ai tifosi: vi hanno seguito fin qua, ma sono pazzi.
Evidentemente qualcosa di buono l'abbiamo lasciato, nonostante la difficoltà di questa prima stagione in Serie A. Fa sicuramente piacere che siano venuti e orgoglioso, cioè siamo orgogliosi di averli conquistati, diciamo, e speriamo che anche da casa ci abbiano seguito i nostri tifosi e ci supportano sempre anche nella difficoltà.